je vis la boule de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis la boule de ville, je vis comme si il y avait rien à dire, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre de anche oggi a questa diretta. E come vi avevo già accennato, sarà una diretta molto speciale perché è dedicata interamente a Dalida, questa grande artista italo-francese, o meglio italo-egiziano-francese, che ha avuto un grandissimo successo planetario ancora oggi. Pensate, ha iniziato a cantare nel 1954, ci ha lasciato nell'87, ma ancora oggi vende milioni e milioni di dischi. Prima di tutto, prima di parlare di qualsiasi cosa, accendete il forno a 190 gradi, perché ovviamente dovremo cucinare. Fiatone, avete visto, per cui adesso passa, però andiamo avanti. E lo faremo cuocere poi il nostro dolce, la torta toast uova e formaggio, che era tra le cose, tra i cibi preferiti di Dalida. Dalida non era una grande mangiona, perché ha sempre fatto attenzione molto alla propria linea durante la vita, però alcune cose le gradiva particolarmente, come per esempio tante insalate, queste cose sfiziose, toast, formaggio, eccetera, e poi ovviamente spaghetti al pomodoro, ma questo tra poco ce lo racconterà un nostro ospite che vi ho già annunciato. Sto parlando di Antoine Angelelli, che è stato l'assistente di Dalida, che ancora oggi porta avanti l'arte e la musica di Dalida nel mondo. Allora, gli ingredienti per la preparazione saranno 10 fette di pain carré
e poi 150 grammi di Gruyère oppure di Emmental grattugiato, 50 grammi di pecorino grattugiato, 250 ml di brodo, pronto quindi, 150 ml di panna da cucina, 100 ml di vino bianco secco e poi 3 uova, dei fiocchetti di burro, pepe in grani e sale. E cominciate ad imburrare la teiera come ho fatto io, perché questa ci servirà ovviamente per infornare. Per quanto riguarda il drink, anche qui andremo su uno dei preferiti di Dalida, anche se Dalida praticamente era astemia, però quando aveva voglia di bere qualcosa, beveva questo drink, un paio di sorsi e, come ci racconterà Antoine, era già allegra. Pastis Dalida, occorrerà del pastis oppure qualsiasi altro distillato all'arance, acqua fredda, ghiaccio e granatina. Facilissimo. Bene, allora, perché Dalida? Perché Dalida? Ah no, innanzitutto devo fare dei saluti, perché oggi ci stanno seguendo tantissimi fan di Dalida, soprattutto qui in Italia, e quindi faccio un saluto ai gruppi Dalida per sempre di Facebook e Dalida Forever, e poi anche alle pagine Facebook Dalida, la voce e l'anima, e Dalida, la pagina italiana. Sono tutte cose che ritrovate su Facebook. Io saluto tutti gli amici che erano oggi molto ansiosi di, non tanto di vedere ballare me Monday, Tuesday, ma più che altro di vedere e ascoltare Antoine Angelelli. Bene, devo approfittare prima di tutto per fare gli auguri alla grande, grandissima Gaia Guarino, la nostra fatina Gaia, che oggi compie gli anni. Non è andata in diretta alle 16:30, ma durante tutta la giornata ha fatto apparizioni in chat qui e là. Bene, allora, gli ingredienti ve li ho dati, io direi che posso cominciare a dirvi perché Antoine Angelelli. Era il 1995 qui in Italia, io ero molto giovane e da tanti anni ero un fan di Dalida e quindi cercavo tanto materiale, ma in Italia non si trovava nulla. A un certo punto, in quegli anni dove sapete bene, telefonini erano all'inizio, internet quantomeno, cercai in tutti i modi possibili di capire come poter arrivare al fratello di Dalida. Cosa impresa chiaramente difficile, e mandai un fax. All'epoca c'erano ancora i fax, dicendo: sono un fan italiano di Dalida, vorrei cercare del materiale, eccetera. Rispose a quel fax Antoine Angelelli dicendo: caro mio, grazie per aver scritto, da oggi e per sempre io mi prenderò cura di te. E così è, sono 25 anni che noi siamo amici, cari amici. Antoine è stata la persona che più di tutti mi ha aiutato a scoprire l'artista, ma nonché la donna, la grande donna che è stata Dalida e che in Italia pochi conoscono, che oggi con una piccola pillola cercheremo insieme di capire. Intanto vi faccio vedere qualcosa però, ecco qua, scusate, ho messo la retrocamera perché ovviamente non può esserci, non può mancare Dalida in questa mia cucina oggi. Vedete, ho cercato di mettere insieme un po' di cose, un pochino, poche di quella che è la collezione, per quello che c'entra dentro la cucina, c'è della memorabilia, ci sono delle cose molto belle, molto rare anche di qua, e poi qui c'è una pigna di libri di cui vi parlo dopo. Bene, siamo pronti? Allora, ci stiamo per collegare in diretta con il sud della Francia, dove in questo momento si trova il grande amico Antoine Angelelli. Datemi solo un secondo, sperando che la linea, se dovessero esserci problemi di linea, mi raccomando, non vi preoccupate, cercheremo in tutti i modi di aggiustare la comunicazione. Lo vedo, è arrivato, signori, Antoine Angelelli, eccolo qua! Ciao Antoine! Ciao Romano, come stai? Ma aspetta che alziamo un po' il volume, se ci riesco, voilà, dovresti... Parla un po'. Dimmi se mi senti e se sono al posto giusto. Allora, ti sento, sei al posto giusto e sei splendido e abbronzatissimo. Allora ti spiego, non sono nella montagna con questo piumino perché qui c'è sole, certo, ma fa freddo. Ok, bene, però insomma, diciamo che proprio non sei tra quattro mura in questo momento. No, in questo momento sono veramente in una casa di un amico mio splendido che si trova vicino a Cassis e siamo veramente benissimo perché noi siamo scappati da Parigi il lunedì sera prima che l'indomani annunciano che tutto sarebbe, che saremmo dunque impossibile di muoverci. E dunque siamo scappati noi il lunedì sera e Va bene, siamo venuti qui però tutti siete insieme. comunque in territorio francese.
Esatto, allora anzitutto volevo a tutti quelli che ci ascoltano e soprattutto a tutti gli italiani, volevo dirgli che c'è un pensiero enorme per loro in questo momento così difficile e veramente, sai che io sono d'origine italiana e sono molto affascinato dall'Italia, amo gli italiani e veramente sono vicino con il cuore e con la mente. Allora, Antoine, com'è nata questa tua passione, e prima ancora di lavoro, ma insomma, raccontaci un po' la tua storia con Dalida. La mia storia è semplicissima. Io una sera andavo a vederla all'Olympia a Parigi e, con un amico mio che lui conosceva un po', sai, dietro le quinte, eccetera. Siamo passati e dunque io mi sono ritrovato davanti a tutto lo staff di Dalida insieme a Orlando e abbiamo iniziato un po' a parlare. Lui mi ha fatto delle domande, come ho trovato Dalida, eccetera, 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 tutto. E poi siamo rimasti così per un momento. Lui mi telefonava, io lo chiamavo, eccetera. E poi un giorno lui mi chiamò e mi disse: Antoine, voglio che tu vieni a trovarmi in ufficio. Ok? E sono andato dunque in ufficio. Lui mi ha detto se io volevo lavorare con lui, essere il suo assistente. E io sono stato spaventato perché non era per niente il mio lavoro. E lui mi ha detto: No, io sono sicuro che tu ce la farai e sono sicuro che resteremo insieme per tanti anni. È quello che è successo. Ed Antoine, ecco, da quel giorno lì, che anno era? è l'anno 74-75. Quindi è poco prima che Dalida cambiasse totalmente il repertorio esplodesse nel mondo. Esatto, perché a quel momento lì, Dalida, dunque, eravamo, mi sembra, sul repertorio dove iniziava già a cantare queste bellissime canzoni come Il Venez d'avoir 18 ans, come Gigi l'Amoroso, eccetera. Poi la vera trasformazione di Dalida è successa nell'anno 76, quando Dalida ha iniziato a cimentarsi con il disco, e lì poi è diventata quella che sappiamo tutti noi in Francia, la superstar che voi non avete purtroppo conosciuto come noi qui in Francia, che è diventato un mito, ma veramente una leggenda vivente a quel momento già. E immaginate oggi cosa anche Dalida è veramente un monumento. Altronde qui a Parigi, non so se lo sapete tutti, ma sono sicuro i fan lo sanno, che c'è una piazza dedicata a lei con il busto, come si dice in italiano, Busto, il il busto? busto. Il busto, ed ecco, dunque Dalida è stata una trasformazione, ma non solo a livello locale francese, ma anche mondiale, perché la sua discoteca è iniziata e si è sentita dappertutto, che sia dal Canada, America del Nord, fino alla Spagna, Germania, in tutti questi paesi, America del Sud e dappertutto. Raccontalo tu, Antoine, in quante lingue e quante canzoni ha inciso Dalida? Allora, mi sembra, se non mi sbaglio, 11 lingue e mi sembra, direi 700-800 canzoni in Wow! tutte le lingue. Dunque, è un repertorio enorme, enorme. Comunque, abbiamo fatto di tutto per quelli che vogliono anche ascoltare le versioni straniere, di andare su tutte le piattaforme. Le piattaforme musicali. Sì, dunque, che potete anche ascoltare versioni spagnole, dunque, tedeschi, italiane, inglesi, c'è anche in giapponese, c'è anche in arabo, tutte queste lingue. Anche in flamò, che è la lingua la più dura e la più difficile da cantare. Fiammingo in italiano, in fiammingo. Sì, Senti, bravo. Antoine, gran parte del successo di Dalida ovviamente è dovuto anche al supporto di suo fratello, di Orlando. Vabbè, Orlando, sai, per me, io che ho vissuto così tanto tra di loro, erano come due fratelli, come si dice, siamesi. Siamesi. Sì, perché guarda, sentivano le stesse emozioni e si capivano, guarda, ad un'occhiata loro sapevano esattamente quel che uno e l'altro desiderava per Dalida. E tutta la sua vita Orlando l'ha dedicata veramente, veramente alla sua sorella. Non c'era un momento dove lui non pensava a Dalida. Allora, Dalida in Italia, Antoine, è rimasta un pochino legata a un'immagine triste, no? Io vorrei ricordare invece che quello è stato solo un momento di una lunga, lunga vita e di una lunga carriera. Raccontaci una Dalida divertente.
La Dalida nel privato era una persona molto solare, ci piaceva ridere, scherzare con noi tutti, guarda, io quando la vedevo mi faceva sempre, ah, cosa c'hai da raccontarmi, dai fammi ridere un po', dunque era una persona straordinaria e dunque l'Italia l'ha dovuta mettere in una maniera come se fosse una Dalida triste che canta le canzoni tristi, invece no, era il contrario di tutto questo nel privato Dalida. E Dalida, guarda, ha smesso di venire in Italia al momento che loro non parlavano più della sua musica né di essere una cantante, ma soprattutto parlavano sempre di questa storia di Tenco e lei non ne poteva più. Certo. Ecco perché non ritornava più in Italia. Ma so che comunque gli italiani, perché noi ricevamo tante lettere dunque in ufficio e si vedeva che i fan italiani mancava tanto, ma purtroppo Dalida non appena arrivava sul territorio italiano, non appena c'erano giornalisti, dove si usciva subito per esempio una nuova canzone e tutto, la canzone prendeva sempre una cosa secondaria e si parlava sempre della stessa storia. E lei dice, io faccio un mestiere, sono cantante, Tenco non c'è più questa storia e dietro di me adesso parliamo di altre cose. Purtroppo i giornalisti era impossibile, impossibile. Certo. Antoine, tu nel privato con Dalida parlavi in francese o in italiano? Io so che ogni tanto... No, le due lingue. Però si parlava due lingue e con Orlando si parlavano tre lingue, perché lui sa che parlava con Dalida egiziano anche. Allora c'erano i momenti dove si parlava in francese, tutti capivano, poi in italiano mezza gente non capiva e poi l'arabo non si capiva più niente, capivano soltanto loro. Dunque era molto divertente. I fan di Dalida mi chiedono cosa si fa oggi. Allora, dico io che l'arte di Dalida non si è fermata nel 1987. No. Perché, guarda, Orlando ed io accanto a lui abbiamo sempre pensato che Dalida è sempre con noi. Dunque, noi non si parla mai di Dalida, è andata via, ma non si parla mai di morte. Si parla sempre di quello che ci ha lasciato, il patrimonio che ci ha lasciato. Dunque, tutto quello che lei ha lasciato a noi lo dobbiamo in assoluto. Sai quando un pittore lascia un tableau? Un quadro. È un quadro, mica questo tableau tu lo prendi e lo butti, no? Certo. Ebbè, noi no, ci siamo occupati di tutte le generazioni a venire, sempre di ascoltare Dalida, che sia sempre presente in qualsiasi momento della sua carriera. E come con tutte queste canzoni che lei ha cantate, in qualsiasi momento dell'attualità c'è sempre una canzone che rappresenta qualcosa in particolare. Dunque noi abbiamo anche sfruttato questo tipo di... E poi soprattutto con i remix. Io nel 94, mi sembra, sì, quando abbiamo uscito il primo album remix, che è stata una cosa veramente per me una soddisfazione, perché è la prima volta che Orlando mi lasciava completamente fare come io volevo. Io andavo allo studio fine di pomeriggio, tipo verso le 4:30, 5, mi mettevo lì con il direttore, sai, quello che dirige, sai, come si dice, in studio, perché io non sapevo... Il direttore artistico? Io davo tutte le idee, ma lui si occupava tutto del computer, di tutte queste cose qui, di prendere la voce sola di Dalida, e noi lavoriamo a fare le nuove ritmiche, tutte queste cose qui. E dunque questo album che è stato fatto, ci ho messo sei mesi, per me è stata una responsabilità, uno stress che tu non hai idea. Beh, io me lo ricordo però. Mi ricordo che quando l'album è uscito io avevo una paura tremenda, perché l'avevamo fatto ascoltare a certe persone, tutti dicevano sì, è straordinario, straordinario, ma io pensavo francamente a una cosa molto particolare e innovativo per Dalida. E non appena abbiamo avuto la prima settimana i risultati del top, sai, le vendite, sì, è entrata direttamente numero 2 con 80.000 copie nella settimana. Wow! E io guardo, ero in macchina quando Orlando me l'annunciò, e io mi sono messo a piangere da morire, ma piangere di gioia, di soddisfazione, di gioia per lei, di tutta questa cosa. E poi sa cosa facevo anche io? Andavo nei negozi e a quell'epoca c'erano molti CD e c'erano queste colonne dove tu ti mettevi la cuffia per ascoltare
e io vedevo tanti giovani che si mettevano lì ad ascoltare e partivano con il CD di Dalida. E poi avevo anche un amico mio, mi ricordo, sui Campi Elisi, che si chiamava Virgin Megastore, e lui mi diceva: Antoine, è una cosa incredibile, l'80% dei CD che vendiamo sono tutti giovani da 18 ai 25 anni. Posso dire io una cosa, Antoine? D'amore. Tu adesso hai citato Virgin Megastore, io non posso non ricordare quella sera noi due a Parigi, quando tu ci siamo parcheggiati davanti a questo Virgin Megastore, siamo entrati dentro, tu compravi musica e io mettevo davanti tutti i CD di Dalida agli altri per fare in modo... Sì, bravo, bravo, bravo. Ah sì, e dobbiamo dire anche che... Devi anche raccontare come ci siamo incontrati noi, guarda. Un pochino l'ho detto all'inizio, sentiamo la tua versione. Sì. È stato molto bello, guarda, il nostro incontro. Tu con tutti i tuoi mail che mi mandavi e finalmente ci siamo visti a Parigi e siamo adesso amici da 25 anni, no? Quello esatto, che hai detto, esatto, è una cosa bellissima, è un onore. No, guarda, a me è stato, guarda, quando una persona come te lega con me l'amore che noi portiamo a Dalida è la cosa la più bella che esiste per me. Grazie. Io non cambierò mai e lo sai quanto l'amo e quanto la difendo quando sento cose, scusami, stronzate, guarda, io non sopporto, divento molto cattivo. Hai ragione, c'è una persona che ci sta seguendo e che ti vorrei pregare di salutare, un certo Fernando. Ah beh, sì, Fernando è un amico straordinario. Assolutamente. Fernando è come un fratello per me. Certo, e lo so bene. E lo sai bene te. E lo so bene. Ascolta, Antoine, allora, ok, io vorrei anche, anzi io, più che io lo so già, ma i fan vorrebbero sapere, e oggi? Beh, oggi io cosa faccio? Cosa fai tu e cosa si fa per Dalida? Ah sì, allora, beh, noi speriamo, soprattutto con Orlando, gli anni prossimi di fare questo musical. Quindi c'è un musical in programma sulla vita di Dalida. Sarebbe per me l'ultima grande e bella cosa da fare su Dalida. E penso che ci riusciremo. Però non bisogna dare tutto in un insieme, perché non bisogna mai arrivare a una certa overdose di fare troppe cose, perché poi la gente, i fan, lo so, non è mai abbastanza, ma non dimenticare che non ci sono soltanto i fan, noi lavoriamo per tutti i francesi, tutti gli italiani, tutti gli spagnoli, tutti quelli che amano Dalida. E dunque, e io da quando Dalida è andata via, dunque, ho continuato con Orlando a lavorare per tanti anni, e da almeno 5-6 anni ho montato la mia etichetta e poi ho lavorato su due musical molto importanti che hanno funzionato tantissimo qui in Francia, Robin des Bois, Robin Hood, e poi ho fatto anche i Trois Mousquetaires, che ho fatto le musiche e il primo album, la realizzazione anche. I Tre Moschettieri, adesso produco anche giovani cantanti, ed ecco, è la mia vita, ormai la mia vita è la musica, non è altro che la musica, poi c'è uno studio anche di registrazione dove mi posso divertire con tutti e do anche la possibilità a tutti questi giovani di venire e di farmi vedere il loro talento, io se mi piace ci provo con loro. Quindi a tutti i nuovi talenti in ascolto, sì, sappiate, sì, che Antoine è sempre disponibile ad ascoltare, quantomeno ad ascoltare, e poi se c'è un talento vero è riconosciuto anche ad andare avanti. È vero. Un'altra cosa, Antoine, raccontavamo oggi noi due insieme al telefono che Orlando ha fatto un gesto molto generoso con il... Sì, allora per tutti i fan e tutti anche gli altri, Orlando, sai, abbiamo fatto un'esposizione al Musée Galliera, dunque, dove è stato per 3 mesi un successone enorme, veramente, e dunque tutti questi abiti di Dalida, Orlando l'ha fatto regalo al patrimonio francese, dunque, però con un contratto ben specifico, che tutti i 10 anni devono fare un'esposizione sui vestiti di Dalida. Quindi a breve, probabilmente,
ed è stato un grande gesto. E quindi a breve avremo l'opportunità di poter vedere un'altra esposizione su Dalida. Beh, sicuramente, dunque sei stato 2 anni fa, dunque fra 7, 8, 9 anni ci sarà un'altra esposizione. E poi io so che in questi giorni doveva uscire un film. Dove? Quale film? 007. Ah, chi te l'ha detto? Tu. Eh sì, ma aspetta, adesso come non esce più? Perché non sappiamo, ti spiego. Adesso dunque il film uscirà normalmente ottobre-novembre prossimo Ok. e nel film 007 normalmente c'è una canzone di Dalida, Bene, io lì vedremo volevo se no. arrivare. Quindi possiamo veramente dire. Però allora ti spiego, Romano mio, poi l'abbiamo annunciato che però al montaggio lo sai bene com'è le Possono cose, cambiare delle cose. posso anche cambiare o canzone. Sì. Ho idea di quello che avevano pensato, o anche la sequence, come si La dice, la sequenza. sequenza. Sì, posso anche cambiare, dunque lo dico così, ma può darsi che voilà, allora che la gente non sia delusa al momento quando andrà al cinema a Certo. vedere l'ultimo 07 al mese di ottobre-novembre prossimo. Se c'è la canzone, beh, saremo tutti felicissimi, e se non c'è, purtroppo non è colpa mia. Possiamo dire qual è la canzone o non si può dire, Antoine? Sì, lo posso dire, La vita non dormì. Che in italiano credo che. E sarà in francese la versione riportata o Sì, in italiano? la versione francese, la versione Ok, francese. ok. Senti, Antoine, io veramente ti ringrazio tantissimo di questo gentile Ma di che? intervento. E vorrei finire col dire una cosa: che non più di un mese fa, in televisione in Francia, dei giovani, dillo tu. Ah, questa qui è una cosa straordinaria. Non so se lo sapete i fan, ma penso sì che lo sanno un po'. Dunque c'è sempre un grande show dove tutti i partecipanti della nuova vecchia generazione fanno uno show per dare a mangiare a tutte queste persone che sono nel bisogno, e dunque tutti cantano canzoni di vecchie, nuove e di tutti. E dunque io ho avuto l'idea che ci siano 4 cantanti della nuova generazione e hanno ripreso la canzone Mourir sur scène. È stato uno dei più beau tableau, come si dice, il Dei più bel più tableau bei quadri della televisivi. trasmissione che è passata in televisione, e il CD è entrato l'indomani, la canzone è entrata direttamente numero uno nel telechargement. Quindi nei download. Per cui quello che sicuramente possono fare i fan, se vogliono proprio l'ultima versione di interpretazione di Maurice Hussein di Dalida, andare a cercarla su iTunes. Sì, allora si chiamano Les Enfoirés. Les Enfoirés è il nome del gruppo. Sì. Ok. È più la trasmissione che il gruppo stesso, perché ci sono 4 cantanti, ma la trasmissione si chiama Les Enfoirés, Ok. che aveva lanciato 40 anni fa, d'altronde uno che si chiamava Coluche, e si chiamava Colucci, vero? Coluche. Che era d'origine italiana, che era un fantasista, tu sai? Sì, un fantasista. Allora, Antoine, abbiamo purtroppo una manciata ancora di secondi a disposizione. Io, tu lo sai, non vedo l'ora di vederti perché noi, a parte Dalida, parliamo di tante altre cose. L'amicizia ci lega a Dalida, ma poi c'è anche la nostra vita personale che va avanti in maniera parallela. E hai visto il balletto che ho fatto all'inizio? No, non l'ho visto, che aspettavo. Ma guarda, con ansia aspettavo le tue telefonate, purtroppo non l'ho Allora, visto. io, Antoine, ho studiato la coreografia, quindi, boh, alla fine la ripeto, per cui poi tu mi dirai. Già so i tuoi Va commenti. bene, Tesoro, un abbraccio forte, grazie. anche io abbraccio tutti quanti e tutti gli ascoltatori. Guarda, e vi ringrazio, e continuate a amare Dalida, che lei sicuro che non vi deluderà mai, perché ha Grazie. fatto il suo lavoro tutta la sua vita con un amore immenso per il pubblico.
Un abbraccio forte e sarà così. Grazie, grazie. Grazie, Antoine. Ciao, 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 ciao. Ciao. Wow, è stato un intervento bellissimo e sono felicissimo di questo intervento di Antoine, ve l'avevo annunciato. Io voglio ricordare per tutti coloro che sono all'ascolto che se volete saperne di più o se volete entrare in contatto con altri fan di Dalida qui in Italia, ci sono dei gruppi e delle pagine Facebook, adesso ve li ripeto, Dalida Gruppi, Dalida per sempre e Dalida Forever. E poi ci sono due pagine, Dalida, la voce e l'anima, e Dalida, la pagina italiana. E poi ovviamente c'è la pagina ufficiale francese, Dalida la trovate, quella che poi ha il simbolino blu. Bene, adesso per andare avanti, dopo vi consiglierò anche dei libri che potete ancora trovare, questo lo faremo nella seconda parte. Adesso cuciniamo questa ricetta perché poi è il motivo principale e poi Marco ci preparerà il suo cocktail e io vi suggerirò le letture. Bene, allora cominciamo. Avete preparato tutto il materiale, la prima cosa che dobbiamo da fare, dopo aver imburrato la pirofila, mi raccomando, la teglia da mettere in forno, dobbiamo coprire il fondo con del pain carré senza la crosta. Per cui la prima cosa da fare con le fette di pain carré è togliere con un coltello, e adesso lo faremo, è facilissimo, bisogna togliere la parte finale, la crosta. Quindi dovranno venire dei quadrati un pochino più piccoli senza la loro crosta attorno. Si fa un'operazione che si fa facilmente. Nella mia teglia in realtà ci staranno 12 quadratini di pain carré, per cui verificate voi in base alle dimensioni della vostra teglia. Perché si toglie quella parte più scura, cioè la crosta? Perché poi cuocendo diventerebbe troppo dura, quindi si elimina dall'inizio. Ok, è una correzione come vedete velocissima e si fa in due gruppi, per cui veloce. Ok, si prende la teglia a questo punto e bisogna disporre, vediamo se poi, vabbè, intanto li dispongo, poi ve lo faccio vedere. Bisogna disporre sulla teglia il fondo con questi quadratini. Adesso cercate di disporli in maniera uniforme e il più possibile uniti tra di loro. Se non dovesse essere abbastanza lo spazio, forse sono stato troppo. Ah no, perché poi serve un altro strato sopra, per cui facciamo così. Allora lo taglio a metà, cerco di riempire tutti i buchi, no? Per non lasciare troppo spazio. Ecco, adesso poi ve la faccio vedere. Ok, dopodiché sopra mettiamo il mix di formaggi. Io vi avevo detto di preparare la gruyère e di preparare il pecorino. Versate il pecorino all'interno della gruyère, della gruyère, gli date una mischiata veloce con le mani. Ok. E date una spolverata, non tutto perché poi ne servirà ancora un pochino sopra, cioè alla fine, insomma, quando avremo completato con l'ultimo strato. Saranno due strati di pane, per cui dividete il pane a metà, la prima parte la mettete sotto, ci mettete sopra questo mix di formaggi. Dopodiché aggiungiamo del sale, direi una buona manciata, non troppo, e del pepe in grani. Io uso quello bianco, ma potete usare quello nero, potete usare quello rosa, quello rosso, quello verde, come volete. E mettete il pepe in grani, voilà, facilissimo. Dopodiché ancora pane, e qua un altro strato di pane. E io adesso devo fare una cosa velocissima perché sennò non basta. Siccome questa, oltre ad essere una preparazione, ma anche mangiata, la mia teglia è più grande di quello che avevo previsto rispetto al pane, e quindi io molto velocemente, quello cosa faccio? Taglio delle altre fette. Questo è il bello della diretta: uno si prepara gli ingredienti, poi si rende conto che serve qualcosina in più, e quindi oppa, via. Molto velocemente metto dell'altro pane. Ok, voilà, bene. A questo punto metto dei fiocchetti di burro, per cui prendete il burro che io avevo già messo da parte con un bel coltello. Opa, intanto ci starebbe bene, come la vedete se mettiamo un po' di musica? Se parte, eh? Visto che è dedicata a Dalida, facciamo un fondo musicale.
No, ce n'est pas pour moi. Sta andando random, per cui quello che viene, viene. Così ascoltate anche un po' di musica di Dalida. E dicevo, mettete un po' di fiocchetti. Io quando dico fiocchetti sono più o meno di un centimetro più o meno di dimensione. Voilà. No, ce n'est pas pour moi. Ecco qua, fiore. Voilà. Ce ne mettiamo ancora un pezzettino. Così in questo burro poi chiaramente si scioglierà all'interno di tutto questo composto e verrà fuori una roba meravigliosa. Ok. Bene, fatto. Ok, a questo punto prendiamo una ciotola che io ho qua, rompiamo le tre uova, tiriamo fuori le uova, sennò faccio un casino. Ok, uova. È velocissima da fare in realtà questa omelette. Una sorta di, no, non è un omelette, è un toast che si mette poi in forno e verrà fuori una roba cremosissima. Tra l'altro vediamo se poi c'è il tempo di farvelo vedere direttamente alla fine. Insieme alle uova mettete la panna, 150 grammi di panna, panna da cucina. Voilà. Ok. Dopo aver messo la panna mettiamo il vino, 100 ml di vino bianco secco, tutto insieme. Il brodo, dove l'ho messo qua, e sono 250 ml mi sembra di brodo, voilà. Dopo aver messo il brodo, ancora un po' di sale e un pochino di pepe. Adesso sentirete dei mugniti, è il caro Duke che è rimasto chiuso fuori dalla cucina e non ci vuole stare. E dobbiamo mischiare questo composto, quindi mischiare le uova, il brodo, la panna, tutto insieme, e viene un impasto molto liquido in realtà. Dopodiché lo verseremo sopra. Adesso, tanto non è un'operazione molto lunga questa, dovrei solo amalgamare questi ingredienti velocemente. Ok, facciamo una cosa, prima mettete dell'altro formaggio, prima di versare il composto, voilà, ok, e ne lasciate un po' per la fine. Adesso questo composto è praticamente pronto, ok, lo versate tutto quanto sopra il preparato che avete fatto, cercando di farlo andare ovunque, voilà, e poi ancora tutto il resto del formaggio. Ecco qua, e adesso poi vedrete il risultato finale, che meraviglia che è. È un mega toast con un profumo incredibile. Questo adesso deve cuocere a 190 gradi per 20 minuti, per cui attenzione agli orologi, il mio dovrebbe essere pronto più o meno per le 6 e mezza. Bene, a questo punto che cosa fare se non cominciare a preparare il drink per accompagnare questa specialità. E quindi per il nostro drink, come al solito, stiamo per chiamare Marco. Il drink, ve lo ricordo, è pastis Dalida, per cui del pastis, dell'acqua fredda, del ghiaccio e della granatina. Intanto abbasso la musica mentre il mio telefono sta chiamando Dalida. Sta chiamando Marco. No, scusa, aspetta, devi rifarlo. Eccolo. Ci sei? Buongiorno. Ma buongiorno. Come andiamo? Molto bene. C'è della musica sotto. Sì, ma ecco, fatti vedere. Ah, vabbè. Ciao ragazzi. Ma dove sei? In spiaggia. Ah, ecco. Meraviglioso. Fa caldo? No, aspetta, Marco, che non te sento. Parla? Allora, mi senti? Ok, bene, dicevo, vai. Il tema della puntata, non so perché, ma mi ricorda un po' la Costa Azzurra, no? La bella punta, insomma. Beh, ci sta, ci sta. Mi dei ricordi in questo momento che sono un po' di evasione, quindi questo outfit particolare, diciamo. Ok. Mi sistema le camere, però se no... Ok, allora, ci vediamo immediatamente. Ok. Allora, oggi facciamo il pastis che abbiamo chiamato... Pastis Dalida. Che poi
in realtà sì, che si fa col pastis, ok, con la granatina, oui, ok, e con l'acqua. Io la metto gassata perché a me naturale proprio non piace, però insomma va bene naturale, è giusto, okay. Naturale, ok, ok. Allora, il pastis è un... Ti sei bloccato? Aspetta, aspetta, Marco, che ogni tanto ti perdiamo. Aspetta, guarda, secondo me così adesso va, guarda, va adesso? Va. Adesso va? Va. Ci siamo? Ci siamo, ok. Dicevo, è un liquore all'anice, tipicamente francese, molto pasto, a prescindere da come lo si vuole bere, anche solo il pastis va bevuto diluito, ok? Ok. Mai solo il pastis, perché sennò... Quindi il rapporto tra il pastis e l'acqua che andremo a mettere deve essere di 1 a 5. Cioè? Ok. Per una porzione di pastis ci deve essere 5 parti di acqua. Ok. Quindi abbiamo messo il pastis qua. Mettiamo la granatina, non troppa, un goccino, eccoci. Aggiungiamo l'acqua fino al bordo del bicchiere. Ok, giriamo. Adesso vai in spiaggia? Adesso vado in spiaggia, sì. No, non è vero, perché poi mi denunciano. Ma intanto la spiaggia a Milano, Marco. Ma no, pensano peggio ancora, pensano che vado in Liguria, cose così. No, no. Denuncia in direttissimo. Siamo più o meno a 200 metri da in linea d'aria, siamo distanti 200 metri uno dall'altro, credo, no? Sì, più o meno sì, 200-300 metri massimo. Però non posso darti il mio pastis d'alità. Allora, aspetta perché sei troppo vicino. Facci un bel sorriso, bravo. Scatta foto e assaggia. Com'è? Allora, per me è un po' troppo dolce. Ma è buono, è proprio bene. Beh, però dipende da quanto pastis ci hai messo sotto. Beh, ma non è che la granatina non sia dolce. La granatina, certo. No? A parte il fatto che ci sono vari modi in cui la fanno. Tipo, leggevo che in Francia praticamente non mettono più neanche la frutta, il succo della frutta. Usano aromi, acqua e zucchero e basta. Invece in origine ne ha fatto con il succo di melograno, lo zucchero e l'acqua. Allora, dire, no? Fai così, stai fermo così. È uno sciroppo. Fermo così e fai un bel sorriso. Meraviglioso, perfetto. Insomma, è molto dolce, diciamo. Allora, Marco, adesso lo dirò tra poco, ma noi ci rivediamo domani, perché domani invece cambiamo paese. Domani andiamo in Grecia, giusto? Domani andiamo in Grecia, non so come vestirmi. Un lenzuolo tipo per fare antico greco. E domani ci preparerà un bel drink greco. Cioè, mi stai facendo venire una sete che io parlo da mezz'ora ininterrottamente. È dolce, ma è dissetante. Mi stanno dicendo che dovresti toglierti l'accappatoio. No, lo farà un'altra volta. Ciao, Marco. No, ci chiudono il canale. Ciao. Ok, eccoci qua. Allora, ragazzi. Bene, il drink è fatto. Allora, partiamo con la parte che io so che molti di voi stanno aspettando, che è la parte legata ai libri. Allora, la prima cosa che vi dico, molto... Adesso farò un disastro dei miei. Voilà. Pensate, l'importanza di Dalida. Vanity Fair qualche anno fa le ha dedicato anche una copertina. Questo è... non mi ricordo più che anno era, ma non sono passati tanti anni. C'è scritto l'anno? 23 febbraio nel 2016, febbraio 2016, pensate, febbraio 2016, stiamo parlando di 4 anni fa, Vanity Fair dedicava la sua copertina a Dalida con un bellissimo servizio dentro, e questo si può ancora trovare. Allo stesso modo, qualche anno fa a Parigi, addirittura il comune di Parigi dedicò una bellissima mostra a Dalida con tutti gli abiti in esposizione, e questa pubblicazione riguarda proprio quella mostra, una raccolta meravigliosa di foto e di libri. Allora, cominciamo con chi vuole leggere su Dalida, scusate, qui crolla tutto, in lingua francese, il libro ufficiale, il libro che Orlando, il fratello di Dalida, ha riconosciuto e che ha aiutato anche l'autrice a scrivere, è questo, si chiama Mon frère, tu écriras mes mémoires, fratello mio, tu scriverai le mie memorie, è questo qua,
di Catherine Rieu, si trova ancora tantissimo anche su Amazon o comunque sui vari canali di vendita online. C'è un altro libro scritto in francese. Questo è un testo scritto, pensate, dal nipote di Dalida. Dalida non ha avuto figli, ma aveva una grandissima passione per il proprio nipote Luigi. E quindi Luigi Gigliotti, questo era il nome di famiglia. Dalida, il titolo è Mia zia, ma tante, mia zia, ma tante, mia zia scritto in francese, quindi mia zia l'italiana e mia zia in francese, mia zia, ma tante, Dalida. E poi il terzo libro, un grande amico di Dalida, Jeff Barnell, l'avete sentito spesso, Dalida, la femme de cœur, Dalida, la donna di cuore. Dalida, la femme de cœur. Questo è un testo in francese. In italiano, però, anche ci sono dei testi più o meno attendibili. Attenzione a quando leggete diversi libri. Io ho fatto solo una selezione di quelli che ho qui in casa, ne ho tantissimi, e mi sono sempre confrontato con Antoine sulla veridicità o meno di quello che c'era all'interno del libro. Poi ho imparato da solo a capire quando le informazioni erano giuste o meno, quando erano un po' sballate. Comunque. Mattia Morretta, Viva Dalida, icona immortale. Questo è un libro italiano e si trova ancora in commercio. E poi, Dalida di David Lelelo, Da una riva all'altra. Anche, guardate che bella sta foto, anche questo si trova ancora in commercio. E poi Dalida, La voce e l'anima. Anche questo è un bellissimo libro. Comunque, l'importante è documentarsi su la vita dell'artista per chi vuole scoprirne e saperne di più, e anche sulla donna. Due libri fotografici meravigliosi, uno è questo, sono libri molto grandi, vedete, il formato è veramente importante. E poi Le Temps de Mai, questo qua. Questo è un altro bellissimo libro, e poi ce ne sono davvero tanti altri. Allora, per oggi ci stiamo avviando alla conclusione, siamo andati un po' lunghi, ma valeva la pena, viste le tante cose che abbiamo raccontato oggi. Domani, giornata totalmente dedicata alla Grecia, quindi cucineremo greco e faremo anche dei collegamenti in Italia con Kyriaki, che è la responsabile dell'ufficio del turismo greco in Italia. Ma non solo, avremo dei collegamenti anche da molto 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 lontano. Sapete che negli Stati Uniti vive una comunità greca. Abbiamo degli amici lì, ci sarà un interscambio, un collegamento da New York. Domani parleremo di Grecia, balleremo il Sirtaki. Bene, allora io praticamente ho detto tutto, adesso devo fare però una cosa che è quella che ho fatto in apertura all'inizio per chi l'avesse persa, e cioè arrivo. Ballare la sigla! Si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis.